Ravenous, mi chiedevo se saresti venuto o se avessi dovuto chiamarti io. Ava, ti ho detto che sarei sempre stato al tuo fianco. Ma cosa... cosa stiamo facendo? Incontreremo la mia metà oscura nel suo stesso territorio e poi la prenderemo a calci da qui fino all'Oltredomba. Finalmente. Non sapevo quanto sarei riuscita a reggere lo squarcio. È la prima volta per me. Sorella, sei tornata. Dirmo, si è già accorta di noi. Quella torre. Sento la sua presenza. Cambiato il doppiatore di Ravenov, ovviamente, per l'ultima missione. Ma dai. Attenta. L'etere oscuro cerca di ingannarti. No. Sta plasmando forme fisiche dai nostri ricordi condivisi. Le percepisco qui intorno. Potete recuperarle. Nella nostra unione qui c'è sicurezza. Fermati, ti scongiuro. Spiacente. Questo legame distrugge il nostro mondo. Devo spezzarlo. Guardate, la tempesta sopra la torre si disperde. Qui intorno non percepisco altre memorie. Raggiungiamo la torre. Reggetevi forte. Guarda d'assalto. Quello squarcio etereo vi aiuterà a salire verso di noi. Non snobbare la nostra protezione, sorella. Qui ci sono altri esseri. Potenti, antichi, ti vedono, percepiscono il tuo potere, lo vogliono. Io non ho mai voluto tutto questo, perché non mi lasci in pace? Lo facciamo soltanto per proteggerti. Siamo sulla strada giusta, posso avvertire la sua... paura. Cadavere fuori gioco. Che... cos'è questo posto? Lei ci osserva. È vicina. Questa è la sua tana. Ne ho abbastanza. Vieni fuori. Sorella, se non ti unirai a noi, faremo ciò che dobbiamo per proteggerti. Ava, fa quello che credi, ma in fretta. Squadra d'assalto, tutti pronti. Capisco, però... è ancora qui! Attenzione! In un modo o nell'altro, tu ti unirai a noi! Le armi sono inefficaci! Ha uno schermo protettivo! Uccisione zombie confermata! Proverò a bruciare il nostro legame residuo per sovraccaricarla. Datemi tempo! Thank you.
carnefici oscuri ci prenderanno. Karashu, è finita? Credo di sì. Non sento più la sua voce. La mia mente è silenziosa. Leggeremo al QG di Deadbolt. Qui sta cominciando a venire giù tutto. Il ponte è saltato. Sento l'etere oscuro che inizia a ritirarsi dalla nostra dimensione. Dobbiamo andare. Ravenoff, attraversa il portale con la squadra d'assalto. Ci vediamo dall'altra parte. Ok. Ah, stai controllando tua figlia? Io volevo solo salutare, per sapere come stai. Sto facendo la brava, giuro. No, sono successe tante cose. Ci è voluto un po' per poter digerire tutto. Digerire tutto? Chi sei e che cosa ne hai fatto di Ravenoff? Quindi che piani hai? Cosa farà ora, dottoressa Janssen? Allora mi stai controllando? Ah, va! Sto scherzando. Mi fa piacere che chiami. Ho cercato di rilassarmi un po', ce l'ho messa tutta. Ma dovevo tenere la mente occupata. Ripenso di continuo al rapporto della Miller. Mi trovo nel luogo esatto del focolaio a cui scampò da bambina. Liberty Falls è un buco ancora più sperduto di quanto pensassi. Baba, ascolta, devi andartene subito da lì, non è sicuro. Ci sei ancora? Baba! Mamma, sei proprio tu. Baba. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ok. Qui c'è da rivederla molto bene la cutscene, perché c'è tanta roba. Abbiamo preso Mr. Pix è l'oggetto della missione. Molto interessante, c'era Richtofen. Non voglio dire che cosa c'era nel portale perché serve analizzare attentamente. Perciò passiamo all'analisi. Il legame tra la dottoressa Janssen e l'entità è stato finalmente spezzato e ci ritroviamo 3 mesi dopo la battaglia. Janssen è a Liberty Falls, esattamente 30 anni dopo rispetto a quando la giocheremo su Black Ops 6 Zombies. Ravenov la chiama per sapere come sta andando e nel frattempo possiamo vedere lo schema tecnico della Wunderwaffe sulla destra e di un'altra cosa sulla sinistra che a me ricorda le luci della Wunderwaffe, le lampadine che indicano i colpi rimanenti. Comunque, Janssen sta investigando a Liberty Falls su ciò che è accaduto in passato e sta leggendo un rapporto del 1991. In questo rapporto salta immediatamente all'occhio la foto di Richtofen, che è anche il direttore di Project Janus. Nell'immagine Richtofen ha un'espressione, uno sguardo un po' preoccupante. Diciamo che la foto non trasmette esattamente felicità. Il rapporto è stato fatto il 23 febbraio 1991, quindi 5 giorni dopo il 18 febbraio 1991. Giorno esatto in cui giocheremo la mappa. Nelle righe possiamo leggere una chiacchierata, chiamiamola così, tra John Blanchard, il capo della sicurezza di Project Janus, e Crystal Miller, una bambina di appena 5 anni. Miller in realtà la conosciamo già perché ci ha parlato molte volte alla radio durante tutto MV3 Zombies, ovviamente ormai cresciuta perché si parla di 30 anni dopo. Il rapporto recita: Deposizione 1, soggetto Crystal Miller, 23 febbraio 1991. Qui John Blanchard, capo della sicurezza di Project Janus. Ciao Crystal, sono John. Ti ricordi di me da ieri? Scusa Crystal, dovrai parlare nel microfono. Puoi farlo per me, tesoro? Sì, ti farò qualche domanda. Pensi di potermi rispondere? Sì. Quanti anni hai, Crystal? 5. 5, ok. Stai andando alla grande, sei molto coraggiosa. Sai perché sei qui? Sì. Pensi di potermi dire perché? Perché sono tutti morti. Chi è morto, Crystal? Mamma, papà, l'uomo nella fumetteria di Oliver.
Puoi dirmi cosa è successo? Altre persone della città hanno inseguito papà in un vicolo e l'hanno morso. Lui ha sparato con il suo fucile, ma poi mamma mi ha afferrato il polso davvero davvero forte e mi ha trascinata per strada. Ha fatto molto male. Molto interessante e macabra come scena, vedere l'arrivo degli zombie in città, ma dal punto di vista di una bambina. Comunque, andando avanti, arriviamo al momento più importante di tutti. Nel momento in cui Jansen si allontana dallo specchio, un'ombra prende forma in esso. Quest'ombra ha un cappello in testa, e se giocavi a zombie dai tempi di Black Ops 3, immediatamente avrai pensato all'uomo ombra, allo Shadow Man. Il cappello è estremamente simile, ed è l'unico personaggio che conosciamo ad indossarne uno del genere. Quindi l'ombra nello specchio è davvero l'uomo ombra? Lui era nella chiave dell'evocazione nel momento in cui è stata distrutta su Black Ops 4 in Tag der Toten. Perciò non sappiamo effettivamente lui che fine abbia fatto e se sia morto. Ma se questo è davvero l'uomo ombra, si viene a creare una situazione estremamente interessante, dato che nella chiave dell'evocazione, al momento della distruzione c'erano anche l'anima di Dempsey e di Takeo, che quindi a loro volta potrebbero essere sopravvissuti, magari come sfere eteree, chi lo sa. In alternativa potrebbe essere il dottor Monty con il cappello dell'uomo ombra, dato che anche il dottor Monty è stato inghiottito nell'eteroscuro su Tag der Toten. Oppure ancora, questa potrebbe essere l'unione tra il dottor Monty e l'uomo ombra, che quindi tornano ad essere un unico essere. Anche questa teoria avrebbe senso, perché l'uomo ombra era stato originariamente corrotto, e questa corruzione avrebbe poi sicuramente colpito il dottor Monty, data la permanenza nell'eteroscuro. Loro due quindi avrebbero potuto decidere di riunirsi, di tornare ad essere un unico e potente essere per uscire dall'etere oscuro. Una cosa certa è che c'è un gruppo nell'etere oscuro chiamato Shadow Smiths, adattato in italiano in Artefici Oscuri, che sta cercando la dottoressa Jansen. Sentiamo la clip. Sorellina, lui ti sta cercando. Gli Artefici Oscuri ti... Un lui sta cercando la dottoressa Jansen, appunto aiutato dagli Artefici Oscuri. Il lui potrebbe essere l'uomo ombra e gli Artefici Oscuri i suoi seguaci, come prima lo erano gli Apoticon. Magari però potrebbe anche essere un nuovo personaggio o addirittura Richtofen. Le teorie sono davvero tantissime, per ora è ancora presto. Personalmente penso che sarebbe molto bello se questo fosse l'uomo ombra, che mi è sempre piaciuto come personaggio, ma rimango un po' scettico, anche perché abbiamo visto Samantha con quella che dovrebbe essere la sciarpa del dottor Monty, quindi potrebbe essere un altro personaggio con indosso quello che dovrebbe essere il cappello dell'uomo ombra. Staremo a vedere. La scena prosegue e non appena Ravenov capisce che Jansen è a Liberty Falls, le dice istantaneamente di andarsene da lì, ma ormai è troppo tardi. Una mano rompe la parete dimensionale dallo specchio e afferra la dottoressa Jansen portandola chissà dove, magari nell'etere oscuro. Jansen, prima di essere presa, crede di sentire la voce della madre provenire dallo specchio, quindi la voce di Samantha, e se facciamo molta attenzione possiamo notare che la mano, che il braccio, consumato dall'etere oscuro, ha una manica bianca. Maglia molto simile, se non uguale, a quella che Samantha aveva subito prima di fermare il rinnegato su Forsaken. Quindi sì, con queste informazioni, credo anche io che la persona che l'ha afferrata sia Samantha. Bisogna ora capire se Samantha è diventata cattiva, quindi questa volta potremmo avere Samantha cattiva e Richtofen buono, chissà. E la scena si chiude con un quadro del panorama di Liberty Falls, che ha una scritta in basso che potrebbe essere il motto della città, che recita: una visita e vorrai restare per sempre. Nel complesso è stata una missione storia, una boss fight e una cutscene davvero ottime, una grandissima esperienza, la migliore in assoluto di tutto MVZ secondo me. Molto bene, e così finisce MV3 Zombies MVZ. E ora si proseguirà con Black Ops 6, quindi si tornerà indietro e vedremo un po' cos'è successo e cos'è questo Project Janus. Ai ai ai. Bellissimo, molto molto bello. Dai, è finita bene, onestamente pensavo finisse male. Sono contento, sono molto contento. Auf Wiedersehen.